Viviamo in tempi difficili. Il mondo sembra impazzito. Noi per ora, nonostante si sia pieno coinvolti in questa guerra grande, per usare la definizione coniata dal direttore di Limes, Lucio Caracciolo, o terza guerra mondiale a pezzi, se si preferisce adoperare le parole di Papa Francesco, stiamo alla finestra, respirando dolore, ansia, angoscia per il futuro. È la sensazione che provo tutti i giorni entrando in classe. La nostra guerra, oltre a ripercuotersi pesantemente sulla vita quotidiana dei più in termini socio-economici, è fondamentalmente guerra di propaganda. Le parole perdono di significato, trascolorando nel loro opposto, come nella nota metafora del Grande Fratello Orwelliano. La pace è continuazione della guerra, costi quel che costi, così il fondo per la pace stanziato dalla UE, che viene adoperato per continuare ad inviare armi nel calderone ucraino. Il massacro indiscriminato di migliaia e migliaia di civili palestinesi, bambini e donne in primis, è legittima difesa da giustificare se perpetrato dall'esercito regolare in uno stato democratico in cui si sono tenute libere elezioni. Eppure, se volessimo quantomeno salvare il senso delle parole, con un minimo di conoscenza della storia, di acribia filologica e, che dico, di empatia e di umanità, potremmo iniziare a lavorare un pochino su noi stessi, per non cadere nella trappola dell'odio, della ridicola e astratta contrapposizione tra un noi e un loro, tra i buoni e i cattivi, a senso unico, tra le democrazie e le non democrazie, eccetera, eccetera. Ci farebbe assai bene provare a non essere contro, ma ad essere semplicemente dalla parte dell'uomo, di coloro che soffrono, sono angosciati, colpiti, mutilati, ammazzati, soprattutto se innocenti. Non fosse altro perché tutti noi, se il vento della sorte dovesse girare nella direzione sbagliata, ci troveremmo esattamente nella medesima situazione. Quella delle vittime, o peggio, dei carnefici involontari, vigliacchi o inconsapevoli. Tra l'altro, non dovremmo nemmeno sforzarci di inventare niente di nuovo. È tutto scritto nella Carta delle Nazioni Unite: crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Credo che anche una mente assai limitata, purificata per un attimo dal fiele dell'odio generato dalla propaganda, non dovrebbe avere grossi problemi a comprendere che, se col termine terrorista indico chi, uomo, organizzazione clandestina, istituzione, Stato, più o meno democratico, chi semina il terrore, produce deliberatamente in maniera indiscriminata, al di fuori delle regole di condotta bellica internazionalmente riconosciute, morte e disperazione, ebbene, tale aggettivazione può essere significativamente attribuita al contempo sia alla parte blu sia alla parte rossa, se entrambe le parti dovessero usare tali strumenti. Chiamiamo le cose con il loro nome, almeno questo. Se proprio da partigiani volessimo sposare una parte, è quella dei poveri disgraziati, degli innocenti, della gente comune, degli ultimi tra gli ultimi che dovremmo sposare, come consigliava di fare 2000 anni fa un noto agitatore, Galileo. Ma, mi si dirà, la realpolitik funziona in altra maniera. Vale la legge del più forte. Benissimo, ne siamo perfettamente consapevoli. E la propaganda al servizio del principe, un cattivo principe in senso politico, peraltro, dato che parrebbe per lo più prendere ordini dai mercanti di morte, non può non utilizzare l'apparenza di valori religiosi o morali come slogan affinché i più vadano convintamente a morire ammazzati, subiscano la loro sorte o non gli si ribellino contro. Machiavelli ce lo ha spiegato a chiare lettere. Si tratta, per di più, di una battaglia persa in partenza. Ne siamo consapevoli. Questo mondo degli uomini, come diceva Giuseppe Renzi, è assurdo, male, dolore, disperazione. E la storia non va in nessuna direzione precisa, né
tantomeno progressiva o provvidenziale. Il punto non è questo. Il mondo non si cambia, ma arriva il momento in cui ciascuno deve decidere secondo coscienza da che parte stare o, se si preferisce, quale forma di pazzia sposare, sempre per usare le parole di Renzi. Una volta è dato farlo, poi per l'eternità non saremo più. Allora chi può e vuole si rimbocchi le maniche per coltivare la pace dentro di sé, provi a liberarsi dalla zavorra dell'odio, della rabbia, della paura, della fragilità che trova in se stesso, in se stessa, trasformando queste emozioni in pace. Come ebbe a dire il monaco zen Thich Nhat Hanh ai tempi della guerra del Vietnam, non esiste una via per la pace è la via. Vi lascio in compagnia di un paio di splendide, inarrivabili, riflessioni tratte dal diario di Esther Etty Hillesum. Nata a Middelburg il 15 gennaio 1914 e assassinata ad Auschwitz il 30 novembre 1943. Questa dunque la testimonianza ancora viva, vivissima, di una ragazza olandese ebrea, vittima dell'Olocausto. Lei sapeva usare correttamente le parole. Esse vivono in chi le sa accogliere dentro di sé. Sanno di vita, non di morte, di verità, non di menzogna. Sono in grado di sopportare questo tempo presente, lo capisco persino un poco. Se sopravviverò a questo tempo e se allora dirò la vita è bella e ricca di significato, bisognerà pur credermi. Se tutto questo dolore non allarga i nostri orizzonti e non ci rende più umani, liberandoci dalle piccolezze e dalle cose superflue di questa vita, è stato inutile. Sabato sera, 20 giugno 1942, le 12:30. Per umiliare qualcuno si deve essere in due, colui che umilia e colui che è umiliato e, soprattutto, che si lascia umiliare. Se manca il secondo, e cioè se la parte passiva è immune da ogni umiliazione, questa evapora nell'aria. Restano solo delle disposizioni fastidiose che interferiscono nella vita di tutti i giorni, ma nessuna umiliazione e oppressione angosciosa. Si deve insegnarlo agli ebrei. Stamattina pedalavo lungo lo stadion Cade e mi godevo l'ampio cielo e i margini della città. Respiravo la fresca aria non razionata. Dappertutto c'erano cartelli che ci vietano le strade per la campagna. Ma sopra quell'unico pezzo di strada che ci rimane c'è pur sempre il cielo, tutto quanto. Non possono farci niente, non possono veramente farci niente. Possono renderci la vita un po' spiacevole, possono privarci di qualche bene materiale o di un po' di libertà di movimento, ma siamo noi stessi a privarci delle nostre forze migliori col nostro atteggiamento sbagliato, col nostro sentirci perseguitati, umiliati e oppressi, col nostro odio e con la millanteria che maschera la paura. Certo che ogni tanto si può essere tristi e abbattuti per quel che ci fanno, è umano, è comprensibile che sia così. E tuttavia siamo soprattutto noi stessi a derubarci da soli. Trovo bella la vita e mi sento libera. I cieli si stendono dentro di me, come sopra di me. Credo in Dio e negli uomini e oso dirlo senza falso pudore. La vita è difficile, ma ciò non è grave. Dobbiamo cominciare a prendere sul serio il nostro lato serio. Il resto allora verrà da sé e lavorare a se stessi non è proprio una forma di individualismo malaticcio. Una pace futura potrà essere veramente tale solo se prima sarà stata trovata da ognuno in se stesso. Se ogni uomo si sarà liberato dall'odio contro il prossimo, di qualunque razza o popolo, s'avrà superato quest'odio e l'avrà trasformato in qualcosa di diverso, forse alla lunga in amore, se non è chiedere troppo. È l'unica soluzione possibile, e così potrei continuare per pagine e pagine. Quel pezzetto d'eternità che ci portiamo dentro
può essere espresso in una parola come in 10 volumoni. Sono una persona felice e lodo questa vita, la lodo proprio nell'anno del Signore, 1942, l'ennesimo anno di guerra. E adesso, buonanotte. Spero di poter tornare domattina presto, alle 8, dai miei gigli giapponesi e dalla mia rosa tea morente. Mercoledì 23 settembre 1942. Class, non si combina niente con l'odio. La realtà è ben diversa da come ce la costruiamo noi. Prendi quel nostro assistente. Lo vedo spesso nei miei pensieri. La cosa che più mi colpisce in lui è il suo collo diritto e rigido. Odia i suoi persecutori con un odio che suppongo sia giustificato. Ma anche lui è un uomo crudele. Sarebbe un perfetto capo in un campo di concentramento. L'osservavo spesso mentre stava all'ingresso, quasi fosse là per acchiappare i suoi compagni ebrei scacciati. Non era mai uno spettacolo molto consolante. Mi ricordo ancora il modo con cui aveva dato a un bambino di 3 anni che piangeva due sporchi pezzetti di liquirizia. Glieli aveva buttati sulla tavola di legno, dicendogli paternamente: «Sta attento a non sporcarti il muso». Ripensandoci, credo si trattasse di goffaggine e di timidezza, piuttosto che di malagrazia. Semplicemente non riusciva a trovare il tono giusto. Ma era anche uno dei giuristi più brillanti in Olanda e i suoi articoli, così intelligenti, erano formulati alla perfezione. L'uomo che si era impiccato all'ospedale, ricordarsi di cancellarlo dallo scredario, opla. Ogni volta che lo vedevo girare tra la gente, con quel collo dritto, lo sguardo dispotico e la sua eterna pipetta, mi veniva da pensare: gli manca solo la frusta in mano, gli starebbe magnificamente bene. Ma non ero risentita con lui, mi interessava troppo. In certi momenti mi faceva una pena terribile. Aveva una bocca così insoddisfatta, o meglio, così infelice. Era la bocca di un bambino di 3 anni che non è riuscito a imporsi a sua madre. Nel frattempo lui aveva passato la trentina, era diventato un bell'uomo, noto giurista e padre di 2 figli, ma quella bocca da bambino insoddisfatto di 3 anni gli era rimasta tale e quale, anche se naturalmente era diventata un po' più grossa col passar del tempo. A guardarlo bene non era affatto attraente. Vedi, Klaas, quell'uomo era pieno di odio per quelli che potremmo chiamare i nostri carnefici, ma anche lui sarebbe potuto essere un perfetto carnefice e persecutore di uomini indifesi. Eppure mi faceva tanta pena. Riesci a capirci qualcosa? Non aveva mai contatti amichevoli coi suoi compagni, e se questo succedeva agli altri, lui li guardava di sottecchi, con un'espressione così affamata. Potevo vederlo e osservarlo in continuazione. In quel luogo si vive senza muri. Più tardi, un collega che lo conosceva da anni mi aveva raccontato alcuni particolari della sua vita. Nei primi giorni della guerra si era buttato in strada dal 3° piano, ma non era riuscito ad ammazzarsi, come doveva pure essere sua intenzione. In seguito ci aveva riprovato, questa volta sotto una macchina, ma anche questo tentativo era fallito. Poi aveva trascorso qualche mese in un istituto per malattie mentali. Era paura, tutta paura. Era un giurista così brillante e acuto, e nelle discussioni accademiche aveva sempre l'ultima e decisiva parola. Ma nel momento decisivo era saltato giù dalla finestra. Sua moglie doveva camminare per casa in punta di piedi e lui faceva delle scenate ai figli atterriti. Mi faceva tanta, tanta pena. Che vita è mai questa? Klaas, volevo solo dire questo. Abbiamo ancora così tanto da fare con noi stessi,
che non dovremmo neppure arrivare al punto di odiare i nostri cosiddetti nemici. Siamo ancora abbastanza nemici fra noi. E non ho neppure finito quando dico che anche fra noi esistono carnefici e persone malvagie. In fondo io non credo affatto nelle cosiddette persone malvagie. Vorrei poter raggiungere le paure di quell'uomo e scoprirne la causa. Vorrei ricacciarlo nei suoi territori interiori, Glass. È l'unica cosa che possiamo fare di questi tempi. Allora Glass ha fatto un gesto stanco e scoraggiato e ha detto: «Ma quel che vuoi tu richiede tanto tempo e ce l'abbiamo forse?» Ho risposto: «Ma quel che vuoi tu si lavora da 2000 anni della nostra era cristiana, senza contare le molte migliaia di anni in cui esisteva già un'umanità. E che cosa pensi del risultato, se la domanda è lecita?» E con la solita passione, anche se cominciavo a trovarmi noiosa perché finisco sempre per ripetere le stesse cose, ho detto: «È proprio l'unica possibilità che abbiamo, Klaas. Non vedo altre alternative. Ognuno di noi deve raccogliersi e distruggere in se stesso ciò per cui ritiene di dover distruggere gli altri. E convinciamoci che ogni atomo di odio che aggiungiamo al mondo lo rende ancor più inospitale.» E Klaas, vecchio e arrabbiato militante di classe, ha replicato sorpreso e sconcertato insieme: «Sì, ma questo sarebbe di nuovo cristianesimo.» E io, divertita da tanto smarrimento, ho risposto con molta flemma: «Certo, cristianesimo. E perché poi no? Che io possa rimanere sana e forte. Quella baracca, talvolta al chiaro di luna, fatta d'argento ed eternità, come un giocattolino sfuggito alla mano distratta di Dio.» Buone meditazioni a tutti.